Spezia Paganese si gioca sotto la pioggia per larghi tratti, subito all'inizio la formazione di casa con Casoli ci prova di testa, ottima la parata di Gabrieli. Ancora la squadra di casa, il pallone che viene messo in mezzo in area, l'arbitro del match vede una gomitata da parte di Colombo e lo espelle. In 10 la squadra dello Spezia, la Paganese in superiorità numerica ci prova con Maiocco e Tortori in avanti, ci prova proprio Tortori, la conclusione però non è positiva. Poi Loris Tortori commette una sciocchezza, secondo fallo sanzionato con il giallo dall'arbitro che dice non posso far niente, ti devo cacciare fuori. Doppio giallo, Tortori quasi in lacrime per questa sciocchezza che non regala la possibilità alla Paganese di rimanere in superiorità. E ad inizio ripresa, calcio d'angolo e Casoli di testa mette alle spalle di Gabrieli, Casoli assolutamente solo, Casisa e il compagno in difesa non riescono a bloccare, a frenare Casoli che già in precedenza, come avevamo visto, si era reso pericoloso di testa. Ancora la formazione di casa, stavolta con il terzino Pedrelli che ci prova, scheggia la traversa. Ancora Spezia, palla in avanti, area di rigore con la conclusione sempre di Casoli, il più pericoloso, che lambisce il palo. La Paganese ora ci prova, campo inzuppato d'acqua come si vede, pieno di fango dunque. Vice Domini, il pallone sulla sinistra per la corrente Macri che ha una buona giocata di sinistro, il traversone, c'è un intervento in area, arriva Liccardo che è entrato nel secondo tempo, il pallone però sparacchiato altissimo e nel finale, ma proprio in chiusura di partita, c'è un'altra chance con la formazione di casa, la parata di Gabrieli.